Grazie, davvero. Ma che ve devo dire? Dai, su, non è proprio necessario che io trovi chissà quale argomento per convincervi a votare boomer, dai. Basterebbe solo guardare Francesco Arca. Tu chiamalo se vuoi, boomer. Facciamo un applauso a quanto è ancora buono. Dai, su. E poi perché? Perché gli ultimi 20 anni sono stati un pallido tentativo di imitare i nostri, diciamolo. Sono gli anni 80 che però non ce l'hanno fatta. Mi dispiace, ragazzi. Un enorme vorrei, ma non posso. Fatevene una ragione. Tutto rimanda ai nostri anni e ci sarà un motivo, ragazzi. È tornata la Ciniglia, ve ne siete accorti? È tornata la Ciniglia. L'altro giorno ho visto una ragazza, tra l'altro vostra coetanea, completamente vestita di Ciniglia, aveva anche le ciglia in Ciniglia. Io ho pensato, se questa accende una sigaretta fa una fiammata unica. Siamo rovinati. E poi non parliamo solo della moda, ovviamente. I successi musicali anni 80 vengono continuamente proprio remixati e campionati. Ah, a proposito, Francesco. Sì. A proposito dei campionati, anche lo scudetto del Napoli. Grazie, grazie per averlo. Hanno copiato dagli anni 80. Brava! Brava! Ma soprattutto, soprattutto gli anni 80, ragazzi, hanno fatto la storia della musica. Un meraviglioso mischione alla ricerca del nuovo, capite? Il rock fuso con la new wave, la black music, la disco music, il soul e poi il punk. Oh, il punk ha fatto il botto durante gli anni 80. Il rap, è nato il rap negli anni 80, quindi voglio dire una cosa. Se oggi voi qui in mezzo ci avete Shade, è perché noi abbiamo inventato il rap! Ve l'abbiamo dato noi, Shade! Ma su! Sono molto affezionata agli anni 80. Nulla di quello che adesso ci emoziona esisterebbe senza gli anni 80. Il decennio più strambo, più kitsch, ma anche più affascinante di sempre. Continuamente citato e periodicamente riproposto. Praticamente una peperonata musicale. Così. Se si ripropone. Adesso. Facciamo un minuto di silenzio perché adesso c'è l'autotune. L'autotune, ogni volta che un trapper fa un acuto, un delfino muore. Una balena risponde e i pipistrelli si incazzano perché gli hanno fatto perdere l'orientamento. Quindi un minuto di raccoglimento per l'autotune. Lady Gaga! Lady Gaga deve tutto a una signora che si chiama Madonna. Billie Eilish deve tutto a Flashdance. Un posto al sole deve tutto a Dallas, ragazzi. Ragazzi. E allora, datemi retta, ragazzi, fatevi una ragione. A volte gli anni 80 tornano e ritorneranno, perché come sono tornati i pantaloni a vita alta, torneranno anche i capelli cotonati. Oddio, speriamo di no, perché non sapete quanto spendevo dell'acca al liceo, guarda, un patrimonio. E magari torneremo a fidarci dei figli invece di geolocalizzarli, che manco la CIA. Ragazzi, questo lo dico per voi anche che ci state guardando a casa. I ragazzi non sanno come si viveva bene quando qualsiasi menzogna non era proprio intercettabile. Cioè, tu non c'avevi il cellulare e quindi potevi di tutto. Era un momento straordinario. Io vi auguro una volta di vivere questa esperienza. Praticamente, che ne so, tua madre ti diceva: Paola, ma dove sei stata tutto il pomeriggio? Ah, ma dove sono stata? Da Giorgia a fai compiti. Ma quando mai? Quando mai? Io stavo sul ciao a fare le pinne, abbracciata al più fatto dalla scuola, in discesa sulla circonvallazione. E mia mamma non l'ha mai saputo. Vabbè, l'ha saputo adesso. Ciao mamma, scusa mamma. Vabbè, comunque sapete qual è la prova finale, signori e signori della giuria, della corte? Allora, l'altro giorno in un bar io ho visto un ragazzo della vostra età che indossava una canotta talmente oversize che dentro c'entravo pure io, il barista, una vecchietta che giocava a gratta e vinci. Ma non solo! Sotto, gran colpo di scena, aveva calzettone a spugna, alto fino al polpaccio, con le strisce. Fino a qua ce l'aveva, fino a qua. Ora, quel calzettone di spugna ammazzerebbe qualsiasi polpaccio,
anche quello di Alessia Marcuzzi, per dire. Quindi, se è tornato di moda pure l'ammazza polpaccio, ragazzi, questo vuol dire una cosa sola, vuol dire che gli anni Ottanta non sono una storia passata, sono una storia infinita!